Buonasera a tutti, cari viaggiatori del mistero, cari pirati, sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Bentornati sulla tradizione antica, in quella che è il nostro format Criminologia in pillole. Oggi parleremo, andiamo avanti a parlare in realtà dei crimini seriali, ma prima di andare a vedere di cosa ci occupiamo. Come al solito, io voglio ricordarvi tutte le cose che potete fare per far crescere questo canale. Naturalmente, la prima cosa è andare a cliccare sulla filigrana, vi si aprirà il tasto iscriviti e cliccando su quel tasto entrerete a far parte della tradizione antica. Quando vi iscrivete, non dimenticate di farlo con la campanella, è importante per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che vengono pubblicati sul canale. E non soltanto, andate a seguirci su Instagram, la tradizione antica, diventate nostri followers perché lì ci sono contenuti che non metto sul canale. Andate anche ad iscrivervi al nostro gruppo Telegram dove vorrei siate voi ad aggiungere dei contenuti. C'è un argomento particolare della criminologia che vi interessa? Ditecelo sul gruppo Telegram. E infine andate a visitare la nostra pagina Facebook, mettete un like e fate crescere anche quella community. Ma adesso andiamo avanti con i nostri crimini seriali. Stiamo parlando dello stupro e oggi parleremo dello stupratore per rabbia. Bentornati dopo la nostra sigla, ci siamo ritrovati qui per parlare di questo terribile assassino seriale, o meglio, probabile assassino seriale, come vedremo. Io sono Luigi Giuva e oggi andrò a parlarvi di un particolare tipo di criminale, che terrorizza, spaventa davvero le donne perché si tratta di uno stupratore, che non si ferma, uno di quelli, davvero, tra virgolette, cattivi, stupratore per rabbia. Andiamo immediatamente a vedere di quale soggetto stiamo parlando, tenendo conto che tutto quello che io vi dirò oggi rientra in ciò che sono gli studi sulla profilazione di questi criminali. Quindi si tratta di studi che sono stati condotti per anni proprio intervistando questi soggetti. Non si tratta di ipotesi, non si tratta di affermazioni campate per aria, si tratta di dati statistici. Lo stupratore per rabbia è un soggetto che ha maturato nella vita rapporti pessimi con l'universo femminile, spesso sentendosi deriso e umiliato e pertanto ha sviluppato un odio viscerale nei confronti del. L'obiettivo dello stupro quindi è fare del male e nelle sue fantasie vorrebbe violentare tutte le donne del mondo per sentirsi risarcito di tutto il male, vero o presunto che sia, questo è quello che c'è nella sua mente. Tutto il male che le donne gli hanno causato nella vita. Solitamente questi individui vengono da una situazione familiare davvero molto problematica. In più della metà dei soggetti censiti si è riscontrata una situazione familiare di abusi fisici da parte di uno o entrambi i genitori e in particolare, nella maggior parte dei casi, vivevano con un solo genitore o tutore di sesso femminile, col quale avevano un rapporto problematico e verso il quale è nata l'ostilità originaria nei confronti dell'universo femminile. Sarebbe questo quindi all'origine dello stupro, ci sarebbe questo trauma, cioè un rapporto assolutamente incompreso e molto problematico con un genitore di sesso femminile o probabilmente con una nonna, con una zia, con un tutore di sesso femminile. In un orfanotrofio, quindi un'educatrice donna che in qualche modo aveva nei suoi confronti un ruolo di potere, un ruolo che esercitava anche con ostilità, probabilmente anche con violenza.
Tutti questi dati in modo approfondito, naturalmente, viaggiatori, voi lo sapete, li trovate nel mio libro La pedagogia criminale, che è in tutte le librerie. Vi lascio il link in descrizione al video perché dentro questo libro trovate tutta una serie di argomenti che riguardano la criminologia e che sono molto più approfonditi rispetto a questi video che vi faccio e dove chiaramente anche rispetto allo stupratore avete un approfondimento maggiore per quanto riguarda le caratteristiche di questi criminali. Il carattere di questi soggetti dimostra una percezione di sé sovrastimata, soprattutto nella virilità che questi soggetti esprimono tanto negli atteggiamenti quanto nell'aspetto fisico. Esso può essere sposato e in genere non si dimostra aggressivo verso il partner o verso i propri figli. Al contrario, come vedremo, il rapporto col partner ha un filo diretto con gli stupri, ma non è un rapporto di natura aggressiva. Proprio per rafforzare la propria mascolinità e virilità, di solito questi soggetti è possibile che intrattengano delle relazioni extraconiugali, anche più di una alla volta. Lo stupro è caratterizzato da un modus operandi violento e l'atto stesso rappresenta una forte compulsione per il soggetto, un desiderio del quale non riesce assolutamente a fare a meno. Quando si scatena la necessità di compiere lo stupro, il soggetto va avanti come se stesse cercando della droga fin tanto che non ha compiuto l'atto. È un soggetto che agisce in modo impulsivo e non organizzato e, sovente, lo stupro scaturisce da un evento simbolico, come una discussione con la moglie o con una donna che rappresenta un ruolo di potere nella sua vita, ad esempio una donna poliziotto oppure un capo sul lavoro. Ed ecco qui il filo conduttore che dicevamo rispetto al partner. Non è violento con il partner, ma nel momento in cui discute con sua moglie, ha una discussione dove si sente sminuito nella sua virilità, scatta quel meccanismo compulsivo che lo spinge a trovare una vittima e a commettere uno stupro. Lo stesso accade nel momento in cui ha una discussione con un agente di polizia donna. Attenzione, è importante, potrebbe avere la stessa discussione con un uomo, ma non si sentirebbe sminuito nella sua virilità. Al contrario, quando avviene con un agente di polizia donna oppure con un capo sul lavoro di sesso femminile, questo lo sminuisce nella sua virilità e scatena quel desiderio compulsivo che lo porterà all'evento criminale. Questo stupratore ha effettuato nella sua mente una connessione diretta tra gratificazione sessuale e modalità di esprimere la rabbia. Quindi lo scopo dello stupro è propriamente fare del male alla propria vittima. Avete presente quelle persone che hanno un forte impulso alla rabbia, no? Hanno una forte sensazione di rabbia interna quando sono soggette a frustrazione e che magari si appendono in casa un sacco da box. Ecco, e quando tornano a casa sentono la necessità immediatamente di indossare i guantoni da box e di andare a colpire il sacco molto freneticamente. Ecco, quelle persone hanno compreso che in quel modo scaricano la rabbia. Lo stupratore per rabbia ha compreso che scarica la rabbia attraverso lo stupro. Questo è il suo modo di scaricare la rabbia. Nella sua mente si è formata questa connessione. Per questo motivo, questo soggetto può mettere in atto comportamenti davvero molto aggressivi nei confronti della vittima, sia verbali che fisici, con calci e pugni e non soltanto. Ha un'escalation talmente violenta che può giungere all'omicidio. Raramente utilizza le armi, non è un soggetto che utilizza le armi, è proprio un soggetto che si lascia andare alla violenza fisica. Quando questi soggetti si sentono al sicuro nel compiere l'aggressione, mettono in atto una vera e propria degradazione della vittima. Una degradazione che potremmo dire si esprime nello strappare tutti i vestiti, nel rompere tutte le cose che la vittima ha, umiliarla anche a parole, renderla un soggetto da umiliare, da schiacciare sotto i propri piedi.
sia metaforicamente che realmente attraverso i calci e i pugni. Questa degradazione ha un duplice scopo: da un lato uno scopo personale per lo stupratore, cioè la gratificazione sessuale. Egli non trae gratificazione dall'atto sessuale in sé se non è di natura violenta. L'altro scopo è quello di incutere terrore nella vittima. Attenzione, non è sadismo, cioè non si diverte del terrore altrui. Questa persona sfoga la propria rabbia nel momento in cui vede il terrore negli occhi della vittima e si sente così risarcito di tutto il male che ha subito a suo pensiero dall'universo femminile. Come detto, si tratta di aggressori disorganizzati che non pianificano il crimine, lo agiscono in seguito a pulsioni di rabbia violenta. Colpisce vittime della stessa etnia e di pari età o età superiore. Raramente uno stupratore che va a rivolgersi alle ragazzine, ed essendo uno stupratore che si identifica in un qualche modo nella vittima, perché identifica il suo io bambino maltrattato nei confronti di una vittima, difficilmente si rivolge a una vittima di etnia differente, a meno che il tutore originario che in qualche modo ha provocato questo astio, questa avversione nei confronti dell'universo femminile, non fosse appunto di un'etnia differente. Quindi, a meno che non fosse, adesso facciamo un esempio sciocco, a meno che non fosse stato accudito da bambino da una tata di colore, un bianco, non fosse stato accudito da bambino da una tata di colore, non avremo uno stupro nei confronti di donne di colore, perché si rivolge alla propria stessa etnia. Il periodo di raffreddamento può essere anche molto lungo e può variare tra i 6 mesi e un anno. E purtroppo, quando giungono ad uccidere, perché lo abbiamo detto, può succedere nell'escalation di rabbia, può arrivare fino all'omicidio, quando giungono ad uccidere, questi soggetti si trasformano in serial killer, perché a quel punto l'omicidio diventa parte integrante dell'evento criminale, diventa parte integrante delle pulsioni del soggetto e comincia a far parte del suo moto compulsivo e dei suoi desideri o delle sue fantasie. Ed eccoci quindi arrivati alla fine anche di questo episodio. Non perdete il prossimo episodio, dove parleremo di un altro tipo di stupratore. Cominceremo ad addentrarci in quegli stupratori un po' più pericolosi, un po' più organizzati e anche più difficili, ahimè, da catturare, in questo senso più pericolosi. Se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di mettere un like al video. Io vi saluto e, come al solito, vi mando il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.